Click, ben ritrovatimi cari avventori dell'Illusiona Bar Calcio. Questo pomeriggio vi do un attimo di approfondimento su quanto detto ieri sera, subito a caldo, post partita, Bologna-Napoli, ricordo terminata sempre 0-1, purtroppo non cambia mai il risultato, io continuo ad andare a vedere su diretta.it, se per caso, mi ricordavo male, niente da fare, sempre 0-1, ok, gol di Osimhen. E quindi voglio fare un attimo il punto nuovamente della situazione anche in virtù di alcuni commenti che ho ricevuto giustamente da voi carissimi miei avventori che mi fanno notare diverse cose e quindi voglio un attimo fare e aprire delle parentesi, delle postille, ok? Apriamo un attimo dei capitoli di approfondimento su quanto appunto questa partita ci ha lasciato. Prima però di iniziare voglio sempre ricordarvi, clic tasto rosso, iscriviti al canale di Illusiona Barcaccio, condividi Illusiona con tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu, facciamo conoscere Illusiona Barcaccio a tutta Bologna e non solo, andiamo anche oltre la regione, ok? Va bene, ci stai? Bene, clic inoltre, tastino mi piacino ai video dell'Illusiona. Amrakman. Allora, un mio caro avventore Danny. Un mio caro avventore Danny condivide con me l'amarezza, no? Per quanto ci ha detto questa partita, però insomma ha espresso giustamente il suo punto di vista, non condividendo tanto appunto l'analisi post partita che stavo facendo, che ho fatto, in quanto lui attesta e dice non è colpa di Mihajlovic se appunto dei nostri singoli fanno delle cagate e appunto cita Dansville, cita Danilo e cita in parte anche Skorupski in quella che ieri è andata in scena appunto sul gol di Osimhen, una bella combriccola felice. E poi anche altri avventori appunto mi dicono e sono concordi nel ritenere ieri Mihajlovic aver fatto una partita tutto sommato accorto, ok? E non appunto come era stato fatto col Sassuolo dove la nostra foga, no, di continuare a macinare il gioco ci ha poi portato a perderla. Però voglio fare subito delle chiose. Innanzitutto, contro il Sassuolo la partita la si è giocata bene fino a un certo punto. Abbiamo fatto la partita e contro il Sassuolo quello che si può imputare a Mihajlovic è a un certo punto di non aver messo un freno a quello che si stava facendo di buono. Il problema di ieri è l'inverso. Ieri siamo scesi in campo con il freno e a un certo punto Mihajlovic con i cambi, con i due cambi fatti, ha tolto il freno e abbiamo cominciato a giocare la partita, però troppo tardi. Non si chiede questo, non è che io vada a chiedere a Mihajlovic contro il Sassuolo di iniziare col freno a mano, va bene iniziare la partita cercando di comandare il gioco, tutt'al più che si giocava in casa, sia in quella sia in questa situazione, solo che a un certo punto in quella partita, quando eravamo sul 3-1, la situazione, la normalità voleva in quel caso di accontentarsi di quello che era stato fatto e di coprirsi un attimino, cosa che in quella partita Mihajlovic non fece. Mentre ieri non ha fatto dal principio, non ha fatto dal principio. E poi perdonatemi un'altra cosa, e qui entro in un capitolo un po' più ampio. Come si fa a dire che Mihajlovic non ha colpe di quello che sta accadendo? Se si parte da un presupposto, che è questo che vi vado ora a dire. Mihajlovic è l'allenatore del Bologna, ok? Tuttora, quindi vuol dire che quando il calciomercato si è chiuso, e lo testimonia il fatto che lui nelle conferenze e nelle parole che ha sempre detto è sempre stato molto aziendalista e concorde con quanto la società vuole operare, ha operato sul mercato e anche sul fatto di dire che Mandzukic non ci servisse, che è un'altra chicca. Allora io vi chiedo, come può Mihajlovic non avere colpe se avalla? Perché lui oggi è il nostro allenatore, quindi vuol dire che ha avallato l'operato della società. E quando dico operato della società vuol dire il mercato fatto sia quest'anno sia negli anni scorsi. Ok? Quindi partendo da questo presupposto, purtroppo per lui è responsabile di quanto poi fa vedere in campo. Se dopo 7 giornate, ragazzi, 21 punti a disposizione, ne abbiamo presi 6, andandoli a perdere per strada con squadre come lo stesso Sassuolo, dove addirittura eravamo in vantaggio 3-1 contro il Benevento, come potete venirmi a dire che tutto sommato i punti che abbiamo in classifica sono quelli che rispecchiano
quello che appunto ci si poteva aspettare. Non sono d'accordo. E quando stamattina ho detto, secondo me ne abbiamo 4 in meno a stare stretti, ve lo ripeto e ve lo ribadisco, a stare stretti ne abbiamo 4 in meno. Potevamo averne anche 5 o 6 in più, ve la dico grassa, ve la dico grassa e ne sono convinto. Che poi, e qui cito il buon Giovanni Negrelli, mi si viene a dire che il Verona, guardiamo il Verona che ha una società che da 2 o 3 anni sta operando in sinergia con il proprio allenatore, dando all'allenatore, in questo caso Juric, a disposizione i giocatori di cui lui necessita e appunto tutti cavalli di pura razza, seppur alcuni mezzi sconosciuti, ok, ma questo non vuol dire non essere un giocatore di valore se non è conosciuto, è che appunto lì c'è della competenza che evidentemente sul mercato noi non abbiamo. E basta andare a vedere l'anno di 2 anni fa quando siamo andati a spendere 70 milioni di euro, ok, e anche prima, comunque negli anni prima, come abbiamo visto in alcuni video che qui su Illusione Balcaccio si sono fatti. Saputo anche sul lato squadra è andato a spendere, ha speso tantissimi soldi. Purtroppo li abbiamo spesi male, diciamolo, porca di quella vacca. Qui a Bologna i soldi si spendono male e anche il discorso di Dominguez lo certifica perché molti miei carissimi avventori mi venite a dire giustamente Dominguez gioca male perché è fuori ruolo. Ma siamo d'accordo, anche se non lo ripeto sempre, siamo d'accordo che gioca male perché è fuori ruolo. Ma è quello che Mihajlovic comunque lo utilizza lì, lo vuole vedere lì e noi dobbiamo per forza giudicarlo per quello che vediamo, non possiamo giudicare sugli intenti di un prospetto che potrebbe essere. Io lo devo giudicare per quello che vedo e oggi vedo un giocatore che non vale i 9 milioni che le abbiamo pagato, ma assolutamente no. Si può dire quindi già forse che anche questo acquisto probabilmente se continua così e non possiamo fare altro che deprimerlo ancora di più se lo continueremo ad utilizzare nella maniera in cui Mihajlovic ce lo sta utilizzando, lo andremo sempre più a deprimere e sempre più a svalutare un giocatore come Dominguez, che ieri ha fatto una prestazione a mio avviso oscena. Quindi va bene dire, secondo me, dobbiamo un attimino magari non dare tutte le colpe a Mihajlovic perché vanno ripartite, soprattutto anche invece alla società, negli uomini mercato, quali Bigone e anche Sabatini ci mettiamo a questo punto perché ormai da 1 anno e mezzo qua e sinceramente la badante non è che si stia facendo notare più di tanto, mi sembra che stia molto, molto in sordina, probabilmente sta aspettando fine anno per fare quelle cessioni roboanti che purtroppo noi tutti sappiamo che accadranno, ok? Però insomma dire che Mihajlovic non ha delle colpe in questo inizio di stagione, secondo me, è un tantino. Come si fa a dire, ragazzi, che Mihajlovic non ha colpe? Sembra che sia cambiato anche da un punto di vista mentale, porca di quella vacca. Va ai microfoni, è sulla difensiva, è lì che dice siamo di fronte ad una società più forte di noi, che cosa possiamo fare? Allora il Verona di Juric che cosa deve dire? Che ha pareggiato con la Roma, lasciate poi stare che gli è andato il 3-0 a tavolino e ieri fino all'ultimo stava vincendo col Milan. Cosa pensate, che il Verona di Juric sia più forte della Roma e del Milan? No, è che scendono in campo con un piglio diverso, scendono in campo con la possibilità che si può vincere. Ieri avevamo un avversario che aveva giocato giovedì in coppa, erano spompi. Si è visto, tra l'altro, dopo a un certo punto non avevano più neanche loro e noi praticamente ce la siamo giocata agli ultimi minuti. Gli unici tiri in porta che abbiamo fatto sono stati negli ultimi 5 minuti. Come posso io qui dire che ieri si è giocato bene, che ieri Mihajlovic ce l'ha preparata bene? Come posso io venirvi a dire questo? Non ce la faccio. Non ce la faccio a dirvi che ieri Mihajlovic ce l'ha preparata bene la partita. Perché anche lì, cioè, i giocatori sbagliano. Ma allora è tutta una questione di sfortuna e fortuna. Ragazzi, vi dico un altro dato statistico. 40 partite subendo gol. E c'è sempre stato Mihajlovic, eh? Le 40 partite sono tutte sue. Lo sapete che ancora 2 partite e raggiungiamo il record del Bordeaux? Che ha fatto 42 partite consecutive subendo gol. Voi venitemi a dire se Mihajlovic non ha delle colpe in tutto ciò.
Col Benevento abbiamo subito gol con Benevento 0-1, non siamo riusciti a segnare. Ieri non siamo riusciti a segnare per il semplice motivo che praticamente possiamo dire non abbiamo attaccato. Qualcuno mi dica se si ricorda Soriano ieri a giostrare e manovrare un'azione. No, non l'ha fatto. L'unica volta che ci ricordiamo Soriano ieri è per mandare a cagare l'arbitro, che io tra l'altro a un certo punto mi aspettavo si facesse anche espellere, perché stavo per contare i minuti che passavano quando Soriano avrebbe detto all'arbitro sei scarso. Me l'aspettavo, sinceramente non è successo. Cioè, ieri eravamo nervosi, una partita secondo me, lo ribadisco, mi prenderò le vostre improperi, miei cari avventori, ma non mi interessa. Ieri Mihajlović ce l'ha preparata male, mi potete dire quello che volete. Poi è vero, gli uomini che di cui a disposizione non è un materiale eccelso, vedi che gioca con Desville, però anche lì ragazzi, non era costretto a giocare con Desville, e se avesse fatto la difesa 3 ieri, in via eccezionale come alla fine abbiamo giocato, c'erano delle alternative. Non ti piace Desville? Fai giocare, non so... fai giocare Cailotti, chiedi non lo so a De Silvestri di giocare sulla sinistra, a destra ci rimetti Tomiyasu e al centro ci metti Paz, che in Coppa ha fatto una grande partita da quello che si narra la cronaca. Fai delle alternative se vedi che Desvi non ce la può fare e non ce la fa, ok? È lui l'allenatore, lui il quarto allenatore o il terzo, adesso non mi ricordo neanche più, è più pagato della Serie A. Quindi dovrebbe essere un valore aggiunto, porca di quella vacca. E sinceramente io da questo scorcio iniziale di stagione non lo vedo questo valore aggiunto. E se non era d'accordo sul mercato fatto, e se gli mancava un attaccante, se gli mancava un difensore, ma che lo dicesse ai microfoni. Ha avuto l'occasione 2 settimane fa, prima del Cagliari, è venuto a dirci che Mandzukic non servisse, e adesso il mio buon caro avventore Giovanni Negrelli mi viene a dire che si riparla del 45 a Bologna. Cioè, siamo all'assurdo, se così fosse siamo all'assurdo. Venitemi a dire che di questo non va anche fatto qua una chiosa su Mihajlović a tal punto. Secondo me ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Non dico che Bigon perché purtroppo dire Saputo non è neanche corretto, perché Saputo, ragazzi, Saputo è in Canada, Saputo delega, Saputo non fa niente in realtà da un punto di vista della gestione, della scelta degli uomini, non fa niente, quindi delega male, e chi viene delegato sta facendo male. Diciamolo, perché abbiamo speso tantissimi soldi anche sul mercato, li abbiamo spesi male, dobbiamo dirlo, e Mihajlović è colpevole perché tacitamente col suo silenzio in talune occasioni, addirittura dicendo che non servivano altri giocatori in altre occasioni, è colpevole della situazione che stiamo vivendo adesso. Una rosa che è mozza, una rosa che vede in alcuni reparti di giocatori che rispetto agli altri sono dei cadaveri, diciamolo, sono dei cadaveri, e con una rosa del genere non si può ambire a niente, forse a nulla di più di quello che purtroppo non ci sta facendo vedere il Bologna in questo scorcio iniziale di campionato. Ma la fortuna e la sfortuna non c'entrano niente, ok? Io vorrei e invito Mihajlović a smettere di parlare di sfortuna, perché la sfortuna non c'entra niente. Se quelle cappelle lì difensive le facciamo da 40 partite consecutive, ragazzi, non è sfortuna. Anche Mihajlović, allora, rivede un attimo il suo meccanismo di difesa. Sta per fare un record che dura dal 1960, del Bordeaux, 42 partite consecutive senza, cioè, subendo gol. Cioè, ragazzi, venitemi a dire che Mihajlović non ha delle colpe. Cosa fa? Anche Bigon la mette in campo, la squadra? Va bene, abbiamo una squadra che sicuramente non è da Europa League, questo l'abbiamo capito tutti. Ma ragazzi, prendiamo gol da 40 partite consecutive, porca di quella vacca. Adesso mi chiudo qua, mi stoppo. Attivate campanaccio pastorale, ok? Fatemi sempre sapere nei nostri commenti, la vostra opinione, che mi è tanto cara, quell'erme colle, potrei anche recitare una poesia molto nota, miei cari inventori, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.